non è difficile, anzi è facilissimo, innamorarsi di questo bellissimo territorio. Sono contento di rimanere comunque in Abruzzo e qui ho trovato una situazione della sicurezza sostanzialmente sana, e sostanzialmente sana la lascerò al mio successore che è il colonnello Pasquale Saccone. Diciamo, questi sono stati anni caratterizzati da un grandissimo impegno, sono stati anni in cui siamo stati tutti afflitti da una pandemia che ha consentito all'Arma di declinare in un modo del tutto particolare quella sua propensione, quella sua vocazione alla vicinanza al cittadino. L'abbiamo fatto rispondendo in quel periodo alle centinaia di telefonate quotidiane che ci provenivano da tutti i cittadini di tutta la provincia. Nel mentre abbiamo continuato con le attività ordinarie, quindi quelle di prevenzione e repressione dei crimini, che in particolare sul territorio sono di tipo predatorio, attività di prevenzione, attività di repressione. Ho detto che ho trovato una provincia sostanzialmente sana, però non bisogna abbassare la guardia, quindi bisogna continuare con la collaborazione eccellente che c'è con le altre forze di polizia a svolgere queste attività di prevenzione e di repressione, stando allo stesso momento attenti, come già stiamo facendo grazie al gruppo Interforze istituito presso la prefettura, alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata che in questo periodo necessita una maggiore attenzione in virtù del fatto che c'è l'attribuzione di fondi per il PNRR e per post sisma. Grande attenzione anche alle fasce deboli. Sì, questa è l'altra vocazione dell'Arma. Diciamo, in questi tre anni è stato elevatissimo il numero dei codici rossi che abbiamo attivato, quindi fin dall'istituzione di questo istituto nel 2019. C'è stato un periodo dove abbiamo un anno in cui abbiamo raggiunto una media di uno al giorno. Insomma, ecco, abbiamo messo moltissime risorse per questo, in collaborazione sotto la direzione della magistratura. Questi sono reati particolarmente odiosi ed è un grande orgoglio per l'Arma poterli contrastare, perché pensiamo alle sofferenze che vengono poi evitate alle vittime di reati odiosi come la violenza di genere e lo stalking. Ha detto: piango con un occhio, rido con l'altro, perché rimarrà comunque in Abruzzo, si sposterà a Chieti. Sì, avrò l'incarico di capo ufficio personale, quindi mi occuperò di risorse umane per i carabinieri dell'Arma territoriale che operano nelle regioni amministrative Abruzzo e Molise.